Buonasera, buonasera a tutti amici sportivi di PG Esports, benvenuti qui sul nostro canale per il PG Nationals Predator. A tenervi compagnia per questa serata ci saremo io, Dobbs, con il caro buon vecchio Rengoland. Buonasera ragazzi e ragazzi, un piacere ed onore essere qui con voi. Allora, in questa giornata del PG Nationals andremo a vedere delle squadre che si sono affrontate nelle settimane passate, una classifica che ormai comincia a prendere forma. La prima partita è proprio quella tra Outplayed e Team Clash. Outplayed che sicuramente spicca in alto all'interno della classifica, al primo posto con nessuna sconfitta, nemmeno, pensate, nemmeno contro il Team Forge. Ed ecco qua la classifica. Quindi già come visto, come è stato anticipato, gli Outplayed per adesso ancora mai sconfitti, un team solidissimo sia a livello individuale sia a livello globale, microgame fantastico, player a livello di skill che hanno dimostrato di essere validissimi in fase di corsia e anche in team fight. Per arrivare a battere chiaramente Team Forge serve qualcosa in più. I Clash, che hanno dimostrato in ogni caso di avere delle ottime individualità, hanno avuto qualche lacuna in più una volta chiusa la fase di corsia, però chiaramente possono contare sul fatto, come avevo anticipato, di avere forte individualità. A proposito del Team Clash, è molto importante notare come si siano finalmente staccati dalla parte bassa della classifica. Vedevamo fino a settimana scorsa Team Clash, Inferno e Five Hydra tutti praticamente in fondo alla classifica con un basso numero di vittorie e molto alto purtroppo per loro numero di sconfitte, che comunque sono squadre in generale che non vanno sottovalutate. Non vanno sottovalutate perché sappiamo che gli Inferno sono comunque un'associazione storica, hanno uno staff molto solido dietro. Allo stesso modo si può parlare di Five Hydra e Team Clash, che per quanto siano delle controparti più giovani rispetto alla squadra citata poc'anzi, c'è da dire che i Five Hydra hanno un'ottima struttura sotto il punto di vista dell'analyst e del coach, e mentre il Team Clash lo conosciamo tutti proprio come in generale organizzazione che si occupa di sport, un'ottima solidità dietro, sicurezza per i giocatori, anche economica, è una cosa che in realtà va ad impattare bene sotto il punto di vista psicologico di League of Legends, cosa che non va mai sottovalutata. Assolutamente no, tra l'altro sappiamo che comunque soprattutto in questo PG Nationals ci sono diversi membri giovani, quindi sappiamo come questi vanno comunque tutelati, vanno trattati con cautela perché hanno qualità elevatissime. Tra l'altro nei Clash che vedremo, tra l'altro sappiamo che c'è Kryon, una di carry comunque giovane, fortissimo, che ha giocato già in diversi team, una delle punte di diamante probabilmente del team stesso, tra cui anche comunque Mjolnir, che ha preso un'eredità pesantissima, possiamo dire, che è quella di Demon, un jungler preso affermatissimo in Italia, uno dei più forti in circolazione, quindi sappiamo che ci sono jungler di un certo livello qua, sappiamo che deve affrontare poi un certo Shadow che non è proprio l'ultima arrivata. È verissimo, questo è forse il problema più grande di Mjolnir in questa prima partita, perché allora, in generale, già sostituire Demon come giocatore non è un'impresa facile. Andare a affrontare lo Shadow degli Outplayed. Ma ragazzi, ma vi rendete conto di che giocatore sia Shadow? Allora, ragazzino del, se non sbaglio, del 99 o del 2000, mi sembra. Sì, comunque, avrete 17-18 anni. Sotto il punto di vista dell'età, che all'interno del meta riesce a giocare praticamente di tutto. Versi. Non ha problemi né con i tank, non ha problemi con gli assassin, non ha problemi con le rotazioni. Abbiamo visto due settimane fa nella partita Outplayed contro Team Forge che è riuscito a counter gankare Click praticamente in ogni situazione. Click! Anche lui, un giocatore come Click! Comunque un giocatore comunque molto aggressivo che ha la facoltà di fare i play, di prendere iniziativa. Riuscire comunque a prevedere un giocatore del genere presume una conoscenza di macro game mostruosa. Spostiamoci invece sulla corsia superiore tra Mush e Dorome. Sono entrambi giocatori stranieri che giocano all'interno di questo PG Nationals e entrambi hanno detto la loro, chi in positivo e chi in negativo. Parliamo un attimo prima di Orome, che è un po' il giocatore più discutibile, un po' più contestato, sia per i suoi pick particolari che per le sue qualità. Assolutamente, Orome noi sappiamo che quasi maggior parte quasi un one trick pony Camille, con anche pick, bisogna giudicare, quasi esotici, ma altrimenti molto affascinanti, quale Aatrox, esempio che penso che non abbiamo mai visto in qualunque scena competitiva, e nonostante con questo ha dimostrato di essere un player validissimo che con un pick simile ha preso la sprovvista di diverse persone. Orome se ne è uscita la prima partita del PG Nationals con questo Aatrox pazzesco, perfect score. Quasi poetico. Quasi poetico, è vero, mi piace. Dal nulla. E poi quindi va in un certo senso, Orome, anche a spostare le draft
in maniera a, diciamo, a sbilanciare le draft nei suoi confronti, nel senso che molto spesso si devono fare dei ban quasi personali su di lui. Ma ragazzi, parliamo di draft, parliamo tanto di questa partita, ma andiamo a vederla questa partita, Outplayed contro Team Clash, ed eccola qua ragazzi. Allora, primo ban degli Outplayed su un jungler che è stato, se ne è parlato tanto di questo scorpione della giungla. Uno degli ultimi juggernaut che sono ritornati in meta, un champion che ha dimostrato di essere validissimo sia nelle fasi di early game in cui comunque ha dei danni di base sufficientemente per contrastare i tank più famosi, quindi ad esempio una Sejuani, e che scava benissimo nelle game con capacità di engage e anche di peel, che non è assolutamente una cosa da poco. No, non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Parliamo di jungler tank, ovviamente il Team Clash come risponde togliendo il pick più famoso all'interno della giungla, abbiamo proprio detto Sejuani. Gli Outplayed invece continuano, voglio insistere su Pain, anche mettendo magari Dr. Matt in una zona un po' più confident, sicuramente andare a rimuovere l'imperatore di Shuri, ma Azir si rivela un'ottima scelta. Altro ban per il Team Clash, sempre sulla giungla, sempre su Shadow. Ne abbiamo parlato ragazzi, Shadow quanto è forte come giocatore. Il problema è che se tu vai ad inserire tre ban su di lui per cercare di neutralizzarlo, non lo neutralizzi lo stesso. Anche perché c'è dire che nel momento in cui tu neghi i jungler di tipo utility, quasi lo costringi una persona a giocare un carry jungler. A quel punto hai la responsabilità di doverlo eliminare dal gioco sin dall'early game. E vediamo, perché il Team Clash ora, se non vuole lasciare Sion nelle mani degli Outplayed, che comunque hanno il primo pick dalla loro. E vado a precisare una cosa, ragazzi, si gioca nella patch 8.4 perché è il Tournament Realm Client, quindi la 8.5 non è ancora live all'interno del PG Nationals e all'interno delle LCS, del competitivo in generale. Terzo ban su Shadow, terzo ban sul trittico di jungler che tanto conosciamo, sì. Sejuani, Zac e Jarvan IV. Sì, quindi come abbiamo anticipato, il fatto di aver tolto questi jungler fa presumere il fatto, quantomeno visto così, che gli altri vogliono giocare soprattutto sull'early game per magari vincere l'early e negare qualche carry jungler nella speranza di uscire con un mid game più forte. E già arriviamo già al primo pick. Allora, il primo pick di Xayah è molto interessante e molto intelligente. Per quale motivo? Costringe il Team Clash praticamente a cercare un possibile Rakan se vuoi toglierlo a Xayah. Ma qual è il punto? Team Clash non può piccare Rakan, perché Rakan attualmente è in una situazione molto particolare. Quando è affiancato alla sua amata ha un win rate molto alto che si attesta sul 54-55%. Quando si trova con un'altra AD carry invece va giù, si trova veramente male. Infatti verrà anche buffato in futuro sotto questo punto di vista. Ma la draft va avanti, vediamo dall'altra parte selezionati Ezreal e Galio. Sono curioso di sapere chi verrà affiancato a quel Galio. Certo, il pick di Ezreal a tratti è curioso perché di per sé noi sappiamo di Galio la sua capacità di early game, di riuscire a punire subito le ondate di minion per poi eventualmente cercare del roaming. Chiaramente con Ezreal possiamo dire che non è una sincronizzazione prettamente offensiva, ma a un senso più difensivo ci aspettiamo un Gantle da parte di Ezreal e un forma di peeling tra l'altro ver contro Anive, quindi ci può stare. Più che altro mi aspetto una forma di hard engage, allora. Magari potrebbe arrivare una Camille da parte del Team Clash, che comunque sinergizza benissimo con Galio come campione. Gli Outplayed invece vanno a selezionare Anivia. Il pick di Anivia letteralmente neutralizza un possibile pick di Sion, dato che gli va a bloccare la Suprema. Ed Olaf, che abbiamo visto un piccolo ritorno in competitivo, ma che giocando nella patch 8.4 ancora non è stato buffato. Bella la Leona. Molto. Estremamente aggressiva. Dato Leona Ezreal è stata una bot lane, è stata famosa in Season 3 e Season 4 quando si giocava chiave che Leona Ezreal, ulti i melee di Leona, sì. E ulti di Ezreal che toccando la passiva. Sì, la Wombo Kongo, sì. la Wombo Kongo. Esatto. Allora, andando avanti, i Clash, parlavamo di Orome, viene rimosso uno dei suoi campioni principali. Chi? Ovviamente Fiora, Camille, Aatrox, tutti carry da corsia superiore, tutti campioni definiti bruiser o combattenti. Sotto champion che sono validissimi in 1v1, quindi in split push, e poi noi abbiamo già visto Orome, soprattutto su Camille, deliziarci, sì, con diversi 1v2, persone 1v3, da tantissima pressione, ironicamente uscito dalla corsia, dalla fase di lane, abbiamo visto Orome dove praticamente dà il meglio di se stesso. Ok. Se i Clash qui non vanno a bannare Camille, mi aspetto un primo pick da parte di Kryon per il compagno di squadra. Assolutamente. Perché? Per diversi motivi. Primo, Camille può utilizzare il rampino, invece la vanno addirittura a bannare loro, evidentemente perché vogliono dare priorità ad un altro top laner del Team Clash e quindi non vogliono lasciare il possibile counter pick di Camille. Okay. Quest'altro top laner, per quanto ci sia Nidia, può essere o un Sion
o ricordiamo che Camille si trova particolarmente bene contro Gnar, anche se Gnar nella 8.4 comunque è stato nerfato. È stato nerfato il ritorno della riduzione di carica della Q, anche esatto. Se è stato buffato il danno del suo salto. Comunque diciamo che Gnar adesso concettualmente, anche considerando il nerf a martello ghiacciato a Frozen Mallet, sappiamo che la riduzione dello slow è stata ridotta per i champion ranged, quindi questo un nerf diretto sullo Yordle, su Gnar, che era forse il top laner che in assoluto abusava di questo tipo di playstyle. Ancora non vogliono scoprire il top laner per quanto riguarda il Team Clash, vanno a selezionare Rek'Sai per Meteora. Rek'Sai rimane comunque un buon pick insieme a un Galio, capacità di entrare alle retrovie della squadra avversaria per poi conferire un tipo di accesso anche al proprio mid laner, a quel che si crede sarà il mid laner. Già tipo, d'altra parte Alistar. Alistar insieme a Zaya rimane comunque un ottimo pick. Assolutamente sì. Dalla sua. Certo, è stata già definita una team comp che porta molto al dive, perché comunque avendo Galio, Leona, Rek'Sai sono champion che possono forzare anche degli early dive, già probabilmente al 6 possono azzardare un tower dive, quindi vediamo. Allo stesso modo anche dall'altra parte, considerando Alistar, Olaf, ma guarda chi arriva, guarda chi arriva, Aatrox per Orome, ne abbiamo parlato. Sono stati bannati due dei suoi campioni, Fiora e Camille, per non lasciarglieli, e invece chi si va a prendere il suo One Trick Pony? Allora, vediamo come risponderà il Team Clash. Manca solo il pick da corsia superiore, a meno che quel Galio non sarà flexato. Avevamo parlato di Gnar, avevamo parlato della rimozione di Camille, di Fiora, proprio per evitare di trovarsi un counter pick contro il possibile Gnar di Mush. Lo vanno comunque a selezionare contro Aatrox. Certo, direi che in lane phase Aatrox può giocarsi lane phase contro Gnar. Questo è chiaro, perché comunque Gnar e Aatrox ha tutto ciò che serve per stare in lane contro Gnar. Ha un gut closer, ha uno slow, ha uno knock, ha sustain. Quindi sì, le prime fasi della lane la può gestire soprattutto con il suo sustain. Chiaramente arriverà un punto del game dove Gnar, una volta chiuso martello ghiacciato e la mannaia oscura, sarà decisamente più problematico, e soprattutto questo assodato outscala Aatrox nei team fight. Aatrox non ha la capacità assolutamente di ping e di crowd control che ha ovviamente un Gnar. Quindi ci sarà da capire anche l'evoluzione del tutto. Io mi aspetto un movimento da parte di Shadow più indirizzato verso la corsia superiore. Per quale motivo? Le altre corsie non sono per niente facili da gankare per un jungler come Olaf, ma per qualsiasi jungler in generale. Vediamo un Galio in corsia centrale, come lo butti giù un Galio in early game con un gank di Olaf che letteralmente cerca di correre in faccia all'avversario? Non ci riesci. In corsia inferiore vediamo un Ezreal, sia spostamento arcano che flash che guarigione per riuscire a riposizionarsi. Allo stesso modo Leona è un'ottima fonte di controlli, non è facile gankare queste corsie. Cercare invece una situazione di power spike per l'Aatrox di Orome può rivelarsi un'ottima scelta, quindi ci sarà da capire anche i movimenti di Meteora. Assolutamente, poi ci aspettiamo probabilmente una fase di early game più pacata e più controllata da parte di Meteora, che vuole assolutamente avere quel livello 6 il prima possibile, perché abbiamo parlato di lane che sono complesse da gankare soprattutto per i crowd control. Una volta che però Olaf fa l'ultimate può effettivamente camminare serenamente in mezzo ai CC e a quel punto può azzardare anche un dive. Restano lane complesse da gankare, tuttavia già a modalità di entrare. Magari quello che mi riferivo prima era gli spostamenti nelle fasi veramente iniziali di partita da parte di Olaf, tipo mi aspetto un possibile gank magari verso il livello 3 o 4 nella corsia superiore per Orome, anche semplicemente per prendere il flash di Gnar, per mettere pressione psicologica. Ricordiamo che Orome comunque rimane un giocatore d'alto livello, uno dei migliori in assoluto all'interno del campionato. Assolutamente, poi un giocatore che si assume anche la responsabilità in una meta simile di interpretare un ruolo da carry top laner non è una cosa da tutti, che tendenzialmente vediamo Sion, Cho'Gath, champion che vogliono sopravvivere alle infest per scalare bene il late game. No, affatto, assolutamente. Di conseguenza ci andiamo a trovare in queste situazioni in cui un po' nelle fasi iniziali di partita ci si concentra intorno alla zona nord della mappa e alla corsia superiore. Ma ragazzi, bando alle ciance, entriamo nella landa degli evocatori in questa partita tra Outplayed e Team Clash. Allora, eccoci qua nella landa. E allora, voglio sapere la vostra anche dalla chat. Hashtag OPWin per la vittoria degli Outplayed, la squadra verde-nera. Oppure, se credete negli azzurri del Team Clash, hashtag QLSWin. Vediamo come, diciamo, danzare attorno alla zona del red buff di
di Rek'Sai. Sappiamo che come sta proseguendo attualmente la meta, si tende a voler dare quanta più pressione possibile nella corsia inferiore, perché adesso, come sappiamo, c'è una meta in cui si tende a swappare, a cambiare le lane molto presto. Già dal 10 minuto possiamo vedere le bot lane che vanno in top lane per forzare l'Eraldo e tentare di sfondare la mid lane e tentare di ribaltare dal principio gli equilibri della partita, anche perché c'è necessità di vincere, soprattutto per così di Aatrox, di vincere l'early game, che nel momento in cui questo dovesse essere forzato in un 1v2 contro Leona e contro Ezreal, rischia di diventare molto complesso, perché Aatrox diventa facilmente tower divabile. Assolutamente sì, sotto questo punto di vista, quindi ci sarà da capire anche le azioni dal punto di vista meccanico per quanto riguarda Orome. Vediamo già nell'inventario della Nivea di Dr. Matt uno smaterializzatore. Abbiamo parlato tanto di questo oggetto in generale, viene scelto per lo più per due motivi. Primo, quando si cerca di pushare una lane, come si può scegliere in corsia inferiore contro un possibile Ezreal che comunque subisce moltissimo il push da parte di avversari. Ragazzi, adesso ritorniamo immediatamente nella land e ritorniamo immediatamente all'azione. Comunque, come dicevo, lo si può prendere in corsia inferiore per pushare contro un Ezreal in generale, oppure quando si cerca una lane dove si vuole dare più pressione possibile all'avversario, oppure su campioni come Anivia per rendere più facile la sua pulizia delle ondate di minion. Soprattutto Anivia, che chiaramente a livello 1 parte di Susan non ha un wave clear significativo contro Galio, che è rinomato essere come ormai uno dei wave clear migliori sin dall'early game. Quindi il demonizzatore ha puntato proprio per facilitare l'early game di Anivia, nella speranza poi eventualmente, come sappiamo, di arrivare il 6 ancora indenne e mettere pressione assolutamente a Galio. Importantissimo questa rotazione di Breeze, che va subito a piazzare un Luma all'interno della giungla avversaria, anche per prevedere dei possibili spostamenti di Mihorion e ottenere fin da subito informazioni. Peccato che Mihorion si trova nella zona nord della mappa e si va a perdere un guardiano di quarzo. Un bel blue buff regalato dunque a Shadow. Ho visto come entrambi, come subito da Shadow comincia a invadere sino al principio Rek'Sai. Sappiamo che all'inizio del game l'1v1 tra Orom e tanto Galio. Ancora. Pressione. Sta dando tantissima pressione sul diretto avversario Pain, mentre il gank a livello 3 mi va immediatamente a smentire Mihorion. È proprio lui che si sposta nella corsia superiore, mentre Shadow continua a farmarsi sui campi di giungla. Comunque risulta un ottimo scambio per quanto riguarda il jungler degli Outplayed. Assolutamente, già vediamo come si sia indirizzato la volontà di mettere pressione su questo Aatrox, che come abbiamo anticipato può avere la possibilità di mettere pressione su Gnar. Tra l'altro finalmente abbiamo avuto modo anche di testimoniare come il piccolo buff che ha avuto Aatrox sulla sua coda di diventare invulnerabile durante la sua fase discesa abbia incredibilmente funzionato, contrariamente a delle critiche recenti. Ma in generale, allora, parlando un po' della runa chiave del predatore per quanto riguarda Olaf in giungla, questa runa è stata riportata in auge in competitivo dal pick di Skarner, fin dalle LCS del Nord America, poi pick che si è spostato in Europa e anche sul campionato italiano. Rischia un po' Pain nella corsia centrale, riesce comunque ad evitare i controlli di Dr. Matt, che si ritrova praticamente con pochissimo mana. Senti, poi come avevamo anticipato, Olaf cerca sin dal principio di finire i campi per arrivare immediatamente a livello 6 per tentare di forzare un gank e o un dive, mentre Rek'Sai dalla sua ha la parte di avere una buona pressione early game, di avere un buon base damage e di forzare dei pressure soprattutto sulla corsia superiore. Adesso dobbiamo vedere fino a che punto questa botlane rimarrà immacolata, perché adesso ha visto che stranamente è stata assolutamente ignorata e che va abbastanza contro tendenza, soprattutto a questa fase del game dove al primo giro di jungle con il red buff si tende a forzare una gameplay delle pressioni e prendere delle summoners. Azione proattiva sia da parte di Orome che da parte di Shadow. Shadow va a rubare il lama becchi al diretto avversario, mentre Orome comunque riesce ad ottenere un ottimo trade contro di Mush, togliendo più di metà vita al diretto avversario. Assolutamente, un matchup che, come abbiamo testimoniato, rischia di andare, non rischia, anzi, questo sicuramente inizialmente a favore di Aatrox, e si ha la necessità, anche perché con il recente buff che c'era stato al Prest Attack, noi sappiamo che Aatrox a livello 6 ha uno dei più grossi burst damage che sono attualmente tra i Boozer. Quindi è un aspetto che non va assolutamente ignorato e va preso in considerazione soprattutto da Gnar, che sta un po' patendo questo inizio della lane phase. Rispostando il discorso sulla patch, ragazzi, occhio però, c'è un gank nella corsia superiore da parte di Shadow, va a attaccare l'ultimo al Orome, trova addirittura il primo sangue, il top laner degli Outplayed, su del povero Mush che si ritrova in una situazione di 1 contro 2, leggermente unlucky.
soprattutto giocata benissimo da parte del dive in top lane, come si è giocata alla perfezione con la passiva, ha preso l'aggro della turret per poi lasciare ad Ola e permettere l'ultimo last hit con il suo true damage, poco da fare. Tanto qui Britz va a scoprire un Meorion, lo allontana dalla giungla di Shadow, eppure riesce comunque a prendersi un campo. Beh, meglio di niente, ma se già andiamo a guardare il farm per entrambi, vediamo Shadow che è nettamente avanti. Senti, e chiaramente 14 minion, vedendo a lungo termine, non è una differenza cruciale, ma in early game a 6 minuti già c'è una differenza di un livello, ed è per quel che sia che Olaf arriverà al 6, contrariamente al probabile 5 o appena raggiunto Rek'Sai. Addirittura due livelli ora sopra. Sì, sì, probabilmente adesso Rek'Sai a breve arriverà più o meno al 5. Sì. Olaf comunque ha un vantaggio di 10 minion, e considerando tra l'altro che ha anche un assist, quindi un vantaggio non indifferente in termini di esperienza, vediamo se saprà abusare di questo vantaggio. Intanto Anivia comincia a dare difficoltà. Allora, in generale, Olaf come campione fa parte di quella categoria di jungler che a me piace definire jungler da Formula 1, semplicemente tipo Skarner, tipo Olaf, o addirittura abbiamo visto un pick di Volibear nel competitivo. Ecco, la cosa che più va a dare fastidio effettivamente a questi jungler sono dei blocchi che possono arrivare direttamente in faccia. Generalmente Olaf non subisce questi blocchi, ma un possibile fastidio potrebbe essere il pick di Anivia nell'altra squadra. Vediamo che però in questo caso Anivia è nelle mani di Dottor Matt. Dottor Matt sta facendo solamente ciò che deve fare, quindi mettere pressione a Galio, pushare tutte quante le ondate di minion e impedire a Galio di avere spazio e modalità di fare roaming in botnet. Occhio all'ingaggio in questo caso sui tre Aether, si butta in avanti perfettamente Britz, ancora ritorna indietro per andando a bloccare danni Fufu, persa metà vita, Kryon vuole insistere, riesce a mettere a segno una notevole di quantità di danni, ma deve stare attento perché Britz si può sempre girare, bloccato in questo momento con l'incantalame, può trovare l'uccisione, eccola qui per tre Aether, anche Orome, questi outplayed! Tutto ad un tratto si sono coordinati sul momento in cui effettivamente prendere il kill sulle rispettive corsie. Ha visto dato Orome proprio alla fine il burst damage di Aatrox all'attivazione della sua ultimate. Ricordiamo che è magic damage, quindi effettivamente i ninja Tami di Gnar non possono contrastarlo. Ah, vogliono addirittura andare in questo momento su di Kryon. Viene utilizzato il tumulto di piume da parte di tre Aether. Arriva lo sbarramento energetico che con un po' di sfortuna Kryon non riesce a prendere Britz. Assolutamente, vediamo già comunque i jungler si sono comunque abbastanza ribilanciati. Il farm è riuscito a recuperare fortunatamente, anche perché adesso non avete modo di spostarsi nel bot dopo la kill appena compiuta, quindi ci aspettiamo comunque a breve che venga presa visione attorno al primo drago, che tra l'altro è un infernale, quindi sarà ben contestato soprattutto da Champion, che hanno bisogno di snowballare Xayah, Anivia, Olaf e Aatrox stesso. Assolutamente, sotto questo punto di vista andiamo a vedere proprio questa sciabola di Bilge Water che può essere utile per una futura lama del re in rovina, proprio per andare a fare danni sulla vita attuale di diversi bersagli e già cominciare ad abbattere buona parte della loro vita fin dalle fasi iniziali. Ricordiamo comunque che il compito di Aatrox è proprio quello di andare a split pushare, di conseguenza ovviamente la lama del re in rovina si va a far forte negli scontri uno contro uno con Mush. Assolutamente, poi ricordiamo una cosa, che Aatrox generalmente parlando nei team fight soffre tanto il kiting, soffre tanto oggetti che possono portare a debuff del suo sustain, quindi Aatrox ha assolutamente bisogno di avere perennemente la passiva per entrare in team fight. Intanto, come annunciato, cioè si inizia una prima tentativa di fare l'Infernal. Prova Dottor Matt a bloccare, anche semplicemente a zonare in questo momento Pain, ci riesce perfettamente, sarà un Infernal gratuito per gli Outplayed, obiettivo conquistato al minuto 9, importantissimo, ne abbiamo parlato poco fa per tutti i membri degli Outplayed. Assolutamente sì, già vediamo come il sol fatto di Dottor Matt, anche di impedire a Galio di spostarsi per la mappa, di aiutare la sua lane che è in difficoltà, metterà un sacco di pressione che poi Anivia, nel momento in cui esce dalla fase di lane, sappiamo che può praticamente fare sieging da solo, si può mettere davanti a una torre e pulire semplicemente da sé tutte quante le ondate. Assolutamente, guarda la pressione di Shadow che sta mettendo non solo sulla giungla avversaria, ma sulle varie corsie. In questo momento Orome viene ingaggiato, metà vita per lui, arriva il Mega Gnar, riesce ad evitarlo, poca vita per Orome, riesce anche a doggiare la Suprema di Mush. In questo momento Shadow prova ad inseguire, proveranno l'uccisione, se la prende Orome quasi come vendetta, vista l'azione proattiva dell'avversario, ne trovano un'altra, insistono anche su Pain, una doppia uccisione per Orome, ancora questi outplayed riescono
riescono ad evitare tutto, tutte le azioni del Team Clash e a trovare kill su kill, sangue su sangue. Sono stati incredibili come siamo passati da un 1v1 a sfavore di Orome a un 3-0 in un 3v3. Top jungle e mid tutti quanti coinvolti. Aatrox al momento assolutamente in pieno controllo. Orome è un play a dir poco stupendo, è riuscito tra l'altro a coordinarsi benissimo con il proprio jungler e anche il TP di Mimette puntualissimo, on time. Vedi, proprio è questo quello di cui parlavo quando mi riferivo allo strapotere di Shadow come giocatore, come evocatore. La sua completezza, il fatto che può giocare qualsiasi campione in qualsiasi meta e riesce sempre a capire la posizione del jungler avversario. Quasi con empatia, possiamo dire. Assolutamente, spirito empatico. Aatrox è solo abbandonato, trova diversa compagnia. Ma dobbiamo anche sottolineare come ci sia una scelta, tratti comunque coraggiosa, quella di giocare così tanto su una lane che, rinomamente parlando, è ormai quasi scherzosamente ritenuta come la meno influente del game attualmente, eppure giocando sulla top lane stanno trovando il pieno dominio della mappa, anche che già con un primo sangue della torre, da questo momento in poi Orome ha anche spazio per girare per la mappa e mettere pressione ulteriore anche su Galio. Lo dicevamo, Orome aveva bisogno di arrivare in una situazione di power spike contro Lognar di Mush. Ed infatti è proprio quello che è successo. Grande merito comunque va dato al proprio jungler, a Shadow. Bastone secolare già concluso per quanto riguarda Dr. Matt. Lacrima che comincia ormai a staccare da un po' e che conferisce un'enorme quantità di mana. Ricordiamo ragazzi che la staffa dell'Arcangelo comunque dà una notevole quantità di potere magico a seconda del mana che si ha a disposizione. Mana che deriva oltre che dalla staffa stessa anche dal bastone secolare. In questo momento però viene bloccato Brizz, completamente sciolto dai danni della squadra avversaria. Trovano la vendetta, la trova quantomeno Dr. Matt sul diretto avversario. Riesce a tirare il Q sia danni Fufu che Miorion. E allora arriva in questo momento Orome, di danni ne ha tantissimi, fuoco e fiamme da parte di questo giocatore. Riuscirà ad attivare la passiva? Sì, eccolo qui, ritorna in vita, non vuole morire Orome, non vuole morire, vuole il sangue degli avversari, non il suo in questa landa degli evocatori. Ed infatti gli outplayed si portano su un parziale di 10-1. Il game già che sembra indirizzato in modo netto in favore degli outplayed, come Orome è riuscito ad abusare di tutto questo vantaggio spostandosi immediatamente già al 12esimo minuto nella corsia inferiore a portare tutta la pressione che è il vantaggio che ha ottenuto dalla sua lane. Mamma mia questi outplayed, che rotazioni che stanno facendo, davvero calcolate al millimetro, oserei definirle quasi chirurgiche nei confronti del Team Clash. Ed ora quali win condition hanno i membri del Team Clash dalla loro? Cercare di sfruttare una sinergia, una rotazione del loro Pain, del Galio, nella corsia centrale, ma attualmente con tutto il vantaggio che hanno accumulato gli outplayed dalla loro. Guarda, c'è una cosa, basta dire una cosa per far capire in che momento della partita ci stiamo trovando. Guarda nella giungla nord, guardate ragazzi nella giungla nord costellato del Team Clash quanti lumi ci sono, che stanno andando a scomparire in questo momento quasi per deridermi. Però in generale guardate quanti lumi ci sono, mentre si sposta nella corsia centrale Brizz, c'è anche Kryon, non ci sono problemi, se ne va in scioltezza quasi Pain. Tanto da notare la build di Orome che sta optando per una virtù della triade, quindi non farà la mannaia oscura, perché in un momento in cui Aatrox è così avanti, spesso e volentieri vediamo Aatrox fare la virtù della triade per ignorare la front line e concentrarsi più sullo sciogliere i carry. Quindi scelta assolutamente validissima da parte di Orome, che sa di poter contare su un Ezreal che non ha i ninja tabi e che quindi al momento è facilmente assassinabile, anche perché non riceve una quantità di peeling al punto tale da poter sopravvivere, perché comunque giochiamo con champion che sono per lo più offensivi, Leona, Gnar, Rek'Sai stesso, quindi è facile da parte di Orome potenzialmente entrare in un team fight e assassinare liberamente un carry. In questo momento può addirittura quasi farsi un 1 contro 2. Guarda come va a spostare gli equilibri della squadra avversaria. Miorion prova a bloccarlo, non ci riesce, se ne va tranquillo via con il suo salto. E arrivederci ragazzi, prendetevi pure il vostro blu. Addirittura lo vuole contestare forse Pain, al flash a disposizione, non lo usa. Ha poche stack per la passiva, potrebbe eventualmente azzardare anche, e ormai due livelli sopra il jungle, potrebbe anche azzardare ad avere un 1v2. So che c'è Gnar dalle sue parti, intanto l'Herald evocato seriamente in mid lane.
Messaggero della Landa, dunque, che si va ad abbattere, eccolo qua, sulla torre della corsa centrale. Poca vita l'ingaggio, il blocco su tre persone da parte di Pain, costretto addirittura al tumulto di Piume Traitor. Dani Fufu si ritrova in mezzo alla compagine avversaria, deve stare attento. Flash ingaggio di Breeze, blocca due persone, Kryon cade sotto i colpi di Shadow. E ancora a finire il lavoro iniziato precedentemente su di Dani Fufu, ci pensa Traitor. Un engage forse a tratti un po' troppo ambizioso, non aveva veramente un'immediata possibilità di essere seguito dal resto del team, soprattutto ancora mancano i danni per poter seguire un engage ottimo, eccellente da parte di Galio, ma effettivamente ancora Ezra non ha completato la virtù della triade, Rek'Sai ha soltanto il suo oggetto da giant, quindi è molto difficile poter ingaggiare al momento contro gli outplayed. Ed è un po' il problema della team con, quando si prende una team con così aggressiva si ha la necessità di forzare dei play sin dall'inizio. Una volta che si è indietro è molto molto complesso e si è costretti a giocare difensivamente con una team con offensiva, il che causa ovviamente diversi problemi come abbiamo visto. 10.000 d'oro avanti gli outplayed, sono andati a prendere in questo momento anche il drago dell'aria e rimanendo nella patch 8.4 almeno per questa settimana, ricordiamo che o non dà velocità di movimento all'interno dei combattimenti, o meglio, non ancora, sappiamo che poi darà velocità di movimento di 2% al primo drago anche durante il combattimento, sarà presumiamo uno dei draghi effettivamente più contestati, perché sottovalutiamo l'importanza della movement speed in un fight, soprattutto in un ambito in cui si ha necessità di sopravvivere quanto più lungo possibile, fare quanto più di DPS possibile. Ormai il burst è già sceso un pochettino come tendenza, tanti abbiamo un po' di clear in mid lane, Orome è stato spedito nella botte, che in questo istante può serenamente vincere l'1v1 contro Nanda, anche se non ha chiuso Ninja Tabi, quindi potrebbe peccare un pochettino di mobility, anche se ha la virtù di trade e la lama della rovina. Staremo a vedere se Orome verrà mandato ancora a spettucciare oppure gruppare eventualmente a breve. Allora, sicuramente la situazione di vantaggio di Outplayed può pensare ad una situazione dove si va a gruppare, però la cosa migliore è andare a sfruttare effettivamente lo split push di Orome in questo momento, ma per un semplice motivo, che Orome non si prende un solo giocatore, Mush non lo tiene in questo momento da solo. C'è bisogno che due dei membri di Team Clash vadano in corsia inferiore per cercare di bloccarli. Ora cerca l'ingaggio però Breeze su di Dani Fufu, su di Kryon, riescono a trovarli, bloccati per un attimo, arriva anche Pain per cercare di salvare i compagni di squadra. Kryon si trova in mezzo, perdonami, Orome si trova in mezzo a Kryon e Mush, cercano di fare più danni possibili, mentre Dr. Matt un po' in sordina si trova anche l'uccisione su di Mihorion, e allora decidono di insistere, outplayed giusto così, sono in superiorità numerica. Difficilmente proseguire. Oh! Il muro che ferma il Galio. Il piccolo pixel della mappa si è andato a incastrare quel Galio. Ottima reazione. È veramente complesso effettivamente rispondere a un sieging da parte degli outplayed. Manca il wave clear. Anivia ormai è in grado assolutamente con due oggetti di fare wave clear, come ha detto, da sola. Quindi Orome può serenamente andare una lane, costringere due o tre persone ad andare da lui, e nel mentre il resto della squadra può fare serenamente quello che voglia. Si va a prendere il pugno di Jaurim in questo momento Orome, quindi non solo attacco fisico ma anche salute alla sua. Come se non bastasse, sempre più facile andare a combattere questo Gnar in uno contro uno per poi all'evenienza collassare insieme alla propria squadra sui membri rimanenti del Team Clash dall'altra parte. Team Clash che si trova davvero in una brutta situazione ora. Cercano l'ingaggio su di Breeze, andrà ad utilizzare la sua volontà inarrestabile. No, non ce l'ha a disposizione ancora in ricarica. Arriva solo in questo momento Dr. Matt, che comunque trova tanti, tanti danni su di Mihorion. Danni che comunque non bastano per tirare giù il jungler avversario. Ma diciamo, un po' troppo sottovalutato la non presenza di nessuna mappa. Effettivamente ora è giunto intanto l'engage. Ingaggio su di Dr. Matt, riesce perfettamente a flashare il secondo blocco da parte di Dani Fufu, si rigira Traitor che fa tantissimi danni su di Mush ma che non bastano per buttarlo giù. Il muro ancora una volta che va a bloccare Pain. Qual è il più grande nemico di Galio? Qual è il più grande nemico di Pain? Ovvio, il muro di Anivia dall'altra parte. E per quale motivo? Perché non può andare ad oltrepassarlo con il suo pugno eroico. Dato essendo anche comunque un champion melee, soffre chiaramente di per sé il pick di Anivia, perché lo può bloccare in qualunque momento, gli può impedire di fare peeling o ingaggiare. Intanto il Baron appena spawnato, ora si portano al Barone, 4000 di vita. Dall'altra parte c'è Mihorion, potrebbe cercare un furto. Fallo. È due livelli sotto, fallo. Comunque rischierebbe tanto. Orome addirittura, oh mio Dio, lo scioglie.
Orome fa dei danni imbarazzanti, Meonion se ne deve andare con pochissima vita, non può nemmeno cercare un furto di questo obiettivo neutrale. Un Baron difficilmente contestabile, quando c'è una differenza ormai di 13.000 unità d'oro diventa molto 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 complesso contestare altro tipo di obiettivo. Le solo lane sono avanti incredibilmente tanto rispetto ai propri avversari, a quel punto un Sieging diventa inesorabilmente una catastrofe, soprattutto quando Rome ha così tanta libertà di movimento e quando Matt, abbiamo visto che ormai su Anivia, è in grado, neanche fosse un assassin, di fare serenamente un pick su Pain in qualunque istante lui voglia effettivamente ingaggiare. Ed è proprio il problema, sia la lacuna di danni a questo punto, perché Galio a questo punto non è più un carry, ma è un vero e proprio tank, quindi il danno è affidato interamente a Phenom. Nonostante il barone Nashor, ancora decidono di non andare per uno standard del comando, i membri degli Outplayed semplicemente continuano con le loro costruzioni di oggetti classici, con i loro build path classici. Addirittura vediamo per Dr. Matt la voglia di andare per un Morello Nomicon. Morello Nomicon che non solo va ad infliggere ferita grave agli avversari, ma che permette anche di avere una buona quantità di penetrazioni magiche, quindi... effettivamente, ai. Molto complesso. Dato comunque apprezziamo il fatto di aver fatto il ban e lo standardo, e quindi si possono ufficialmente dichiarare dei non meta abuser. Fa onore, onore. Assolutamente, ora in 4 nella corsia centrale proveranno i membri del Team Clash in qualche modo a debusciare, ma dalla loro hanno praticamente solo Galio ed Ezreal, Meorion costretto a flashare via con davvero poca vita, mentre gli Outplayed fanno tutto quello che vogliono dall'altra parte. Dr. Matt viene pescato fuori posizione, si trasforma in uovo, non c'è teletrasporto a disposizione per Orome, arriva la cavalleria però degli Outplayed a salvare il loro compagno di squadra, addirittura se ne va con quella poca vita. Bravissimo, Dr. Matt, Brizzo. Troveranno altre due uccisioni. Bravissimo Brizzo, dato a body bloccare anche la Q di Ezra, era proprio il danno minimo richiesto per uccidere, per finire Dr. Matt. Ottima il play di Britz, veramente difensivamente parlando, probabilmente sta giocando meglio rispetto al compito generalmente affiatato all'estero, che è sotto l'aspetto più offensivo. Quindi Britz è un playstyle quanto anomalo, riesce comunque a fare dei play assolutamente eccezionali. Ed eccole qua le torri del Nexus che vanno dunque a cadere. Manca solo il Nexus per confermare, per mettere una firma su questa vittoria degli Outplayed. Cercano un ingaggio per il KDA, i fantapunti delle LCS. No, sto scherzando, i Fanta PG Nationals Point. E niente, il Nexus che esplode e conferma dunque la vittoria per gli Outplayed. Outplayed si conferma nuovamente la forza primaria di questa competizione. Abbiamo visto come individualmente e anche in termini di gruppo siano riusciti solamente a surclassare sotto ogni punto di vista i Clash. Beh, che dire, minuto 22, 17.000 d'oro sopra. Questo ovviamente ne abbiamo parlato nel pre-partita. Assolutamente. Qual è il fulcro degli Outplayed? Shadow. Inizia la partita. Allora, andando per gradi, partiamo un attimo dalla draft. Vediamo il pick da parte di Shadow, di Olaf, fin dalle fasi iniziali. Anche se il primo pick, curioso, decidono fin da subito di andare a dare priorità al proprio AD carry. Vanno a prendere Xayah. Ok, vanno a prendere Xayah, dall'altra parte rispondono con un Ezreal discutibile, comunque alta mobility, possibilità di evitare comunque le piume dell'incantalame di Xayah, ed un Galio semplicemente per cercare di confermare il pick di Galio e di toglierlo agli avversari. Perché? Chi è il miglior amico di Galio? Chi è il miglior amico di Galio? Rakan, se i Clash non avessero piccato Galio dall'altra parte avrebbero sicuramente risposto con Rakan, Galio, Xayah. Capite che a quel punto la draft si mette male. Esattamente, sì. Sin dalla draft c'è da dire, da parte dei Clash, secondo me è stata discutibile la team con di Leona, Galio. Sono champion che sono trasversalmente agli opposti, sono champion, da un lato champion estremamente aggressivi, è vero che Galio può fare entrambe le fasi molto bene, naturalmente sia di peeling che di offensivo, ma non è mai realisticamente un hyper carry attorno al quale girare, perché chiaro, Gnar diventa un lane bully, ma sì, non diventa il carry da mid late game. Alla fine tutto girava attorno a un Ezra che non può neanche in termini di perché essere paragonato a una Xayah. Esatto, non ha questa fonte di danni, questo danno burst come l'ha una Xayah dall'altra parte. Ok, parlando di Gnar, un lane bully, mi sposto dunque a quali erano in generale le win condition del Team Clash e come andarla a sfruttare. Se già Mush, che doveva in teoria con l'aiuto di Meorion andare a chiudere Orome durante le fasi di corsia, non ci riesce proprio per l'ottimo lavoro fatto da Shadow, che al minuto 8 si ritrovava due livelli sopra rispetto a Meorion, la situazione si fa complicata. Si fa complicata un bel po' per quanto riguarda il Team Clash, che non riesce
più a recuperare un effettivo svantaggio così pesante. Assolutamente, anche perché poi costringe un Rek'Sai che deve, è costretto, obbligato a mettere pressione in early game, a dover farmare praticamente per 10 minuti per recuperare a un Olaf, che invece fa praticamente il percorso inverso, cioè deve farmare bene fino al 6, eventualmente si può forzare una gank con il Ghost, bene, ma comunque ha l'obbligo di mettere più pressione. Ci ha provato in top lane su un Aatrox, che comunque ha giocato una phase praticamente contenutissima in early game, nei primi tre livelli, dove sa che è esposto al jungler, per poi effettivamente oscolarlo al primo errore fatto. Esatto, addirittura il primo sangue lo vediamo su un dive in corsia superiore, sulla prima torre. Quindi, la partita si evolve. Si vanno a prendere i membri degli Outplayed un primo infernale gratis, lasciano Rome andare split, pushare nella corsia inferiore e mettere tanta pressione su di Mush, mentre dall'altra parte cercavano ingaggi continui visto la superiorità sotto il punto di vista dell'oro. E di lì, ragazzi, è semplicemente un effetto valanga, si toglie da un castello di carte la carta che sta in fondo e crolla tutto il castello, in questo caso castello del Team Clash. Ma ragazzi, rimanete con noi per la prossima partita, che è quella tra Inferno e Five Hydra. Nel girone di andata è stata una partita al cardiopalma, 50 e passa minuti di partita. Ritorniamo tra pochissimo, sempre con Topps e Rengoland.